Bene, la mia vuole essere soltanto, diciamo così, il mio vuole essere soltanto un momento di sintesi di quello che abbiamo vissuto fino adesso questa mattina. Abbiamo notato come questa forma di incontro sia veramente produttiva, produce chiaramente una sinergia che non può essere pensata diversamente. Quindi sono molto lieto, molto contento di aver potuto partecipare a questo evento e nuovamente ringrazio chi lo ha voluto, lo ha prodotto, perché si continui a portare avanti questo tipo di iniziative per i riflessi positivi che si hanno in termini di territorio e di comunità civile. Chiaramente questa è una fase della nostra epoca, della nostra storia, dove ci sono dei cambiamenti forti in corso e questi riguardano anche il modo di produrre le tecnologie che noi stiamo qui adesso concretamente visionando e sperimentando, perché è chiaro che la produzione deve andare sempre più, non più in una forma, diciamo così, lineare, ma ciclica, che preveda e tuteli il territorio sul quale viene prodotta. Quindi, ecco, credo che ci sia da questo punto di vista tutta la volontà politica e, diciamo così, industriale e quindi imprenditoriale di sostenere questo tipo di innovazione e di attività imprenditoriale e produttiva. Ringrazio tutti nuovamente per lo sforzo, per l'impegno profuso e lascio ancora la parola a Gianni Mazzitelli. A testimonianza di quanto vi ho detto, era nostro piacere, parlo a nome mio, di tutta l'amministrazione, del vice sindaco Francesca Sbardella e dell'assessore alle politiche sociali Matteo Filipponi, dare un riconoscimento. Aspetti che non lo vedo, eccolo, c'è l'assessore all'ambiente Carboni, c'è la consigliera delegata alla cultura e al turismo Francesca Neroni, un riconoscimento, un attestato da parte dell'amministrazione al dottor Ciabatti e al dottor Mazzitelli. Prego, vi invitiamo qui a raggiungerci. Grazie. Allora, io voglio ringraziare Aldo perché con lui ci siamo conosciuti appena insediatomi e lui stesso con tanta energia e con tanta passione ci ha spinto a quello che poi oggi penso sia un piccolo traguardo, una tappa dalla quale ripartire per andare avanti, per raggiungere quell'obiettivo che tu hai spesso messo in chiaro e in evidenza. Puoi raccontarlo tu? Ho conosciuto Giovanni ed è stato un entusiasmo perché io terminavo la mia attività industriale e iniziavo un'attività come pittore, diciamo, da strapazzo, ma pittore. Sembra che piacciono le cose che faccio, però la cosa importante era il territorio. Noi dobbiamo dare a questa zona quello che si merita. È splendida dal punto di vista paesaggistico, è superlativa dal punto di vista della scienza, di quello che c'è. Noi abbiamo qualcosa di straordinario da dover far ritornare attuale, lo è attuale, ma moderatamente. La vogliamo più viva, vogliamo più soldi destinati alla ricerca, meno politica ma più scienza. È un combattente. I politici ci servono, però bisogna fargli stare più tranquilli. I soldi bisogna spenderli per poter fare innovazione se si vuole crescere, e dobbiamo crescere in maniera diversa perché dobbiamo amare la nostra terra. Perché la nostra terra siamo noi, e il domani che lasceremo ai nostri nipoti, io dico nipoti perché, ma i figli sono grandi, dipende da tutto questo. Quindi viva la scienza, viva la politica che vuole la scienza. Grazie. Anche per Giovanni Mazzitelli un riconoscimento ci vuole, perché lo sforzo e tutto, diciamo così, l'interesse e la passione che con la sua attività, grazie anche a Frascati Scienza, profonde
per il territorio, per la nostra comunità, merita un nostro attestato di riconoscimento. Questo è... La tromba serve anche perché dobbiamo andare al coffee break e io però diciamo questo, come si dice? Gagliardetto, penso che sia un riconoscimento più che altro allo staff di Fresca di Scienza. Non lo nomino perché sennò dimenticherei sicuramente qualcheduno, però si dà una squadra, appunto, una squadra che sta spero la medaglia l'avremo data a Giovanni Mazzitelli, il Gagliardetto alla squadra. Ci tengo però a chiarire la giusta integrazione che va data, la giusta sinergia tra politica e scienza. Non si può fare a meno né dell'una né dell'altra, ci vogliono entrambi. Siamo un'amministrazione giovane e siamo lungimiranti e pensiamo che quanto è stato detto debba trovare riscontro nelle cose pratiche. Quindi va bene così. Grazie per il momento e buona prosecuzione. Okay, allora, continuiamo con il coffee break, un po' di scambio di idee e per poi rivederci qua, diciamo, verso le 11:30 e continuare con le proposte.